Ciao a tutti, sono Mattia Perdomo, lo chef proprietario del ristorante Contraste a Milano e oggi siamo qua con Italia Squisita per raccontarvi tre ricette. La prima sarà quella di cipolla de tropea caramellata. Serve più per la conserva, quella che utilizzate negli hamburger, quella che utilizzate comunque coi formaggi. E invece la seconda che andremo a fare, sempre tradizionale, molto semplice per replicare a casa, è una cipolla borretana bianca che serve più per un consumo quotidiano e andiamo a trovare comunque una consistenza, una croccantezza completamente diversa di quella che possiamo chiamare la cipolla a mermellata o quella in conserva lunga. La terza, una ricetta che mi accompagna da tanti anni ed è una reinterpretazione di questa cipolla de tropea caramellata. Allora, partiamo con la prima cipolla. La cipolla de tropea è un prodotto che mi piace tantissimo perché ha comunque una tonalità molto dolce, ok? Molto più dolce delle altre, ha una spinta di acidità, però comunque c'è una croccantezza molto molto ferma, rimane rigida comunque in cottura. Per cui noi andremo a tagliarla molto sottile. A me piace tagliarla sottile perché comunque la sua consistenza mantiene. Mettiamo la cipolla in una padella. Io preferisco una padella di ferro perché trasmette comunque il caldo in una maniera diversa e per la caramellizzazione mi aiuta molto di più. E tutto a crudo e a freddo aggiungiamo tutti e due tipi di zucchero. Zucchero semolato bianco e zucchero di canna. Lo zucchero di canna ci dà questo sapore un po' più di aromatico, un po' più di tostato, di affumicato. E l'altro, il semolato, che ha una consistenza diversa e ci dà una caramellizzazione un po' più veloce perché è meno denso e abbiamo una texture comunque quando si scioglie, una temperatura di fusione diversa. A questo lo andiamo a spegnere con l'acqua e mettiamo tutto insieme e si inizia a fare questa mermellata, una cottura molto lenta. In questo caso la cipolla deve essere veramente ben cotta perché è quella che potremo mantenere a lungo nel frigo o in un barattolo. Per punto finale andiamo a metterle un goccio di aceto. L'aceto a cosa serve? A fermare anche un po' il colore, a dare una spinta di acidità in più che abbiamo perso un po' con la cottura. Una volta che abbiamo finito questa cottura, che ha un processo a seconda evidentemente della quantità che andate a fare di cipolla caramellata, potete metterla direttamente in un vassetto da caldo e sterilizzato, lo chiudete e questo può stare tranquillamente in frigo per un paio di settimane. Adesso che vi ho fatto vedere la cipolla di tropea caramellata, quella classica, vi faccio vedere una seconda versione, la cipolla, la borretana, la bianca, quella piccolina che trovate anche nei supermercati. L'ho voluta fare pensando comunque a un accompagnamento di una carne o un pesce o qualcosa però di consumo diretto. Però andiamo a lavorare su la caratteristica proprio della croccantezza che abbiamo su questa cipolla qua. Io la preferisco tagliare in due perché dopo, quando andremo a saltare in padella, viene comunque a sfogliarsi la cipolla e perdiamo un po', diciamo, tutte le lamine, tutti gli strati di cipolla, ed è quella la parte bella. La base che andremo a fare, invece di caramellizzarla da crudo direttamente in padella, andiamo a fare una precottura aromatizzata sempre col vino bianco e con l'aceto. Così vado a sprigionare la caratteristica di questa cipolla, la sbollento bene. Sbollentando, dopodiché vado a saltarla in questa miscela di zuccheri, sempre con zucchero bianco e zucchero di canna, però che è già partita la reazione un po' di caramellizzazione, e inizio in questo momento sì a fare un po' saltare la padella le cipolle, inizieranno a sfogliarsi gli strati di cipolla e inizieremo a caramellizzare. In questo caso qua io ci metto un tocco di liquirizia perché ho una tonalità dolce, ma in realtà la liquirizia mi dà sapidità. Voi potete mettere quello che vi piace, potete mettere la canela, potete mettere la buccia d'arancio, potete mettere l'anice stellato, oppure se preferite, visto che siamo in Italia, potete andare ad aggiungere comunque dei profumi mediterranei, che ne abbiamo tanti, per cui possiamo mettere l'alloro, possiamo mettere i capperi, possiamo mettere i semi di finocchietto. Una volta che vediamo che la cipolla è caramellizzata bene, noi possiamo tranquillamente in quel punto già servirlo a tavola, però non potremo queste mantenerle a lungo perché la cottura di questa cipolla non è per una manutenzione, diciamo, in frigo o mantenerla a lungo termine, è per un consumo diretto.
Uscito il nuovo numero della rivista Italia Squisita, ci sono anch'io che parlo del futuro della pasta, ma ci sono anche tanti altri colleghi che raccontano le loro storie e è sempre un piacere leggerlo e capire cosa sta succedendo con i colleghi, cosa stanno facendo di bello, per cui se volete il nuovo numero di Italia Squisita è pronto. Adesso che vi ho fatto vedere le due ricette, diciamo, tradizionali che potete fare a casa, ok? E divertitevi, tirate fuori il meglio di voi. Vi farò però vedere quello che è la mia interpretazione della cipolla etropea caramellata, che è una versione che mi accompagna da tanti anni, dove ho voluto trasportare e dare valore a un prodotto molto nobile, molto caratteristico per la terra comunque calabrese, come è la cipolla, ma un prodotto da un utilizzo, diciamo, sempre di accompagnamento, ho voluto darle una importanza tale per farlo diventare il piatto principale. E andremo in cucina a vedere tutti i passaggi. Nella cipolla caramellata tradizionale partiamo tutto da crudo, anche con lo zucchero. Io invece qua vado a fare prima uno sciroppo, ok? Adesso ho messo l'acqua, metto lo zucchero, ok? E si deve sciogliere lo zucchero e iniziamo a cuocerlo una volta che lo sciroppo sta iniziando un po' a bollire. Intanto metto piano piano a partire lo sciroppo e iniziamo a tagliare le cipolle. Cipolle etropea, abbiamo qua anche una caratteristica, c'è chi la taglia così, ok? A me mi piace andare un po', diciamo, a favore della fibra, molto sottile. Avendo tagliato a favore della fibra e dopo sminuzzandola una volta che la cottura l'abbiamo finita, andiamo a trovare comunque un mordente che è molto più dolce, molto più rotondo. L'ho tagliata molto sottile, lo sciroppo è pronto, l'ho tolto dal fuoco. Adesso inseriamo la cipolla in uno sciroppo già pronto. Appena si appassisce un po' la cipolla, si abbassa, inizierà a tirare fuori e i suoi succhi e andiamo a spegnerlo con l'aceto. In questo processo qua andiamo a mantenere un colore che è molto più vivace, molto più rosso, ok? Però praticamente la ricetta è uguale, abbiamo invertito un po' le sequenze delle cose, solo per una questione di mantenere il colore vivo della cipolla rossa. Lo terremo qua per mezz'ora, a seconda della quantità che fate ovviamente, lo terremo in cottura il tempo che serve perché sia ben cotta. Dovete a un certo punto morderla e sentire proprio che è molto morbida, ok? Sì che ha una consistenza, però comunque rimane scioglievole in bocca, ok? In questo momento che la cipolla ha iniziato a cucinare, noi già in questo momento andiamo a mettere l'aceto. Vedrete che il colore, questo bel colore rosso, è quello che vogliamo che rimanga fissato. Qua la cipolla sta andando ancora piano, come vedete, però abbiamo un colore bello rosso, bello vivace, ok? Quello che andiamo a fare adesso è un pan di Spagna al sesamo nero. Il pan di Spagna al sesamo nero ci rappresenta un po' la terra e in più abbiamo questo sapore di tostato, un po' di affumicato tostato che ci dà il sesamo nero, ok? Per cui andiamo a mettere la pasta di sesamo nero, tuorlo e anche uova intere, un po' di zucchero, ci serve anche per creare un po' la reazione di maillà, e mettiamo la fecola di mais e la farina. Ok. Frulliamo forte. Andiamo a inserire il composto all'interno del sifone. Fatto il composto di sesamo nero, un contenitore di plastica, e nel microonde 15-20 secondi e il nostro pan di Spagna è pronto.
Appena uscito dal microonde, abbiamo un pan di Spagna fatto in 20 secondi in microonde, che dopo noi andiamo a rompere per rappresentare un po' la terra. La cottura della cipolla è finita, vado a tritarla un po', così mi trovo dei pezzettini piccoli che riesco dopo a mettere in una sac à poche. Adesso iniziamo a fare la parte, diciamo, che è stata la più difficile. Penso che sia una delle tecniche che ci ho messo di più nella vita a capire. La cosa bella di questo lavoro qua è che non può essere meccanico. Ogni singola cipolla è diversa una dall'altra. Allora, qua in questo caso abbiamo isomalto, ok? L'isomalto è uno zucchero, diciamo, che è artificiale. L'abbiamo aggiunto il colorante alimentare rosso, ok? E adesso andiamo sulla cottura. Adesso la cottura dello zucchero prevede, si cerca di muovere poco, va a fuoco piano, perché anche qua è molto importante che lo zucchero cucina molto compatto, cioè non che una parte sia molto più calda dell'altra, perché rischiamo di bruciarlo. Nel momento che arriviamo a 165 gradi andiamo ad aggiungere il succo di limone. A cosa ci serve il succo di limone? A dare elasticità. Sto arrivando a 160, ok? Mettiamo il limone, vedete come frigge un po'. E il lavoro che andremo a fare, quando riusciremo a toccarlo, è il lavoro del satinaggio. Satinaggio a che cosa serve? Serve ad attemperare tutto lo zucchero che abbia la stessa, diciamo, temperatura, come per il vetro, ma anche come per il cioccolato, quando si attempera il cioccolato, e per avere comunque tutto compatto e tutto uniforme, la temperatura e la cottura dello zucchero. Dovremo fare 15-20 pieghe, ok? Più o meno. È ancora caldo, ma già si riesce un po' a lavorare. Nel momento che abbiamo fatto già un po', che vedete come satinaggio è, perché prende questo colore qua, okay? Possiamo adesso tagliarlo per conservarlo. Proprio come se fossero delle caramelle. Questi pezzi qua sono quelli che noi andiamo a mettere sotto la lampada per lavorarlo già freddo, perché non riesce più a satinare, sotto la lampada prende più temperatura. E invece per conservazione noi queste qua le lasciamo raffreddare e le mettiamo sotto vuoto. E l'impasto è a temperatura, ok? Per cui dobbiamo trovare noi la nostra temperatura, deve essere quella che ci permette di soffiare e deve essere continuativo. Dopodiché, il processo come funziona? Questo è un tubicino in rame, va sempre scaldato prima, ok? Buono. Si prende un pezzo di zucchero che sia compatto, ok? Si fa come se fosse un palloncino, qua, una palina di zucchero, e si attacca, come dicevo. E il caldo fa sì che si fonda lo zucchero e rimane attaccato. Però lo mettiamo fino in fondo, perché noi vogliamo soffiare, ok? E allora iniziamo prima con questa parte qua e dobbiamo osservare che l'aria stia andando. Fai un po' di fatica all'inizio, cioè trovi proprio la resistenza, perché è lo zucchero che sta iniziando a soffiare dall'interno verso l'esterno. A un certo punto dobbiamo vedere che inizia proprio a crescere la pallina. Thank you.
come dicevo, per toglierla, vedete che adesso lo zucchero è comunque già solido, è già croccante. Se adesso la spacco è come un cristallo. Per togliere il pezzo di zucchero bisogna fare lo stesso che avevamo fatto all'inizio, cioè bisogna scaldare il tubicino, okay? E cercare di toglierla, la cipolla, senza che si spacchi. Per cui bisogna attendere. È una fase comunque anche questa molto delicata, perché bisogna cercare di togliere tutto l'eccesso di zucchero senza che si spacchi. In questo momento si taglia l'eccesso. La cosa che bisogna fare nell'immediato è fare un foro, per due motivi. Uno, che all'interno c'è aria più calda dell'esterno, per cui va in compressione e scoppia. Okay? È come un pneumatico, per cui bisogna far uscire l'aria che c'è all'interno, che fa pressione con l'esterno. E la seconda cosa che facciamo il buco è perché dove andremo a farcire dopo la cipolla. Bene, siamo pronti. Adesso facciamo l'impiattamento della cipolla eutropea caramellata. La marmellata, andiamo a mettere un po' di marmellata alla base del piatto, ok? Il nostro pan di Spagna al sesamo nero, che rappresenta la terra. Dopo, momento finale, mettiamo un po' ancora di marmellata all'interno della cipolla stessa, ok? Non tanto, perché ne abbiamo anche un po' sotto. E dopo andiamo a completare e a farcire la cipolla con la nostra mousse di capra. Piano, ok? Appoggiamo piano piano la cipolla. Ed ecco qua, questa è la mia versione di cipolla di Tropea caramellata. Adesso che vi ho fatto vedere le due cipolle tradizionali e la mia versione della cipolla, chiamiamola contemporanea, quella che ho voluto comunque omaggiare, spero che vi sia piaciuto il video, grazie Italia Squisita per questa opportunità e io vi aspetto qua a Milano con Traste nel mio ristorante per assaggiare insieme la cipolla eutropea, va bene? Grazie mille, alla prossima!